Quindi da 27 anni si sa che l'uranio impoverito potrebbe creare problemi non tanto legati alla radioattività, bensì alle particelle metalliche. Allora questo documento, come minimo, è stato preso sotto gamba e oggi chi difende l'uso di queste armi sostiene che non è possibile dimostrare, non ci sono sufficienti prove scientifiche che dimostrano un legame fra le malattie e l'uso delle armi all'uranio impoverito. E hanno ragione. Infatti lo studio realizzato dal presidente della Lega dei Tumori di Siena, Franco Nobili, su centinaia di paracadutisti mostrano l'assenza di uranio impoverito. Ma se il problema sono le particelle metalliche, questo vuol dire che non si sta cercando nella direzione giusta. E invece per quel che riguarda l'Afghanistan e l'Iraq, il nostro governo è a conoscenza dei siti bombardati con uranio impoverito in modo da tutelare i nostri soldati che vanno lì? Non lo sappiamo perché non esistono comunicazioni ufficiali. Ma se è per questo, sono tante le cose che non sappiamo, anche sulle vicende di casa nostra. La Sardegna, più che dei turisti, è dei militari. Da sola ospita il 60% delle aree destinate al demanio militare italiano. La Sardegna è la regione più militarizzata d'Italia, mentre queste sono le zone di mare militarizzato. Su questa, ed è una cartina dove a stento si riconosce la Sardegna, al mare militarizzato corrisponde il cielo militarizzato. Ma non lo comprende Susardo questa, no? No, non lo comprende. Il discorso è questo qua, il bestiame non è come prima. Prima sparavano, in genere sparavano solo con i cannoni, ma adesso sparano con i missili. Missili che vengono sganciati dagli aerei. Li ha visti lei? No, non sono le esercitazioni di una base militare del Nevada, ma quelle fatte in Sardegna, nel poligono interforze che si trova a Perdarse Fogu, paese dell'entroterra in provincia di Nuoro. Le esercitazioni vengono effettuate su un'area molto vasta, denominata Salto di Quirra. Quando non ci sono le esercitazioni militari, vengono aperti gli sbarramenti all'interno del poligono e i pastori possono condividere con il demanio militare questo pascolo immenso e incontaminato, che secondo questo pastore tanto incontaminato non è, visto che si porta da casa l'acqua minerale in bottiglia, anche se potrebbe riempirla con l'acqua delle sorgenti. Quindi lei che cosa succede? Non si fida di bere questa? No, non mi fido perché intanto non c'è più nessuno come pastori, come pastori non ce ne sono più. Cioè in che senso? Nel senso che sono o andati via perché hanno avuto paura. Oppure? Oppure sono morti. Di che? Di che? Le malattie purtroppo non sono medico. Bisogna chiederlo ai medici di che cosa muore una persona. Un medico è Antonio Pili, l'ex sindaco di Villa Puzzu, che ha denunciato l'alto numero di tumori nel suo comune. Non si sa per quale ragione, ma non è stato più rieletto. Questi 14 casi, di cui la maggioranza o quasi tutti, verificatisi nelle vicinanze della base militare, chissà perché quando parlo in vicinanza delle basi militari qualcuno pensa, ecco lui, il dottor Pili sta dicendo, tra virgolette, è la base militare la causa di ogni male. Io non sto dicendo minimamente questo, io sto dicendo che queste persone sono crepate, stanno morendo, si sono fatti questo tumore e se lo stanno facendo tuttora, proprio quelle persone che vivono, hanno la disgrazia o la sfortuna di vivere lì. E questa è Quirra, la frazione di Villa Puzzu in cui si sarebbe verificato l'eccessivo tasso di malattie. Questi che abitano, che sono generalmente degli allevatori, dei contadini, sono 150 persone, ma è possibile che 150 persone, 14-15 persone, si facciano il tumore emolinfatico. È un numero stragrande che non rientra nelle statistiche né nazionali né mondiali. Dopo che è morto mio padre, dopo un paio di mesi, 7-8 mesi, hanno scoperto la malattia di mia mamma, che era un linfoma maligno al sangue. Quindi, cioè,
in un paio di mesi, due casi nella stessa famiglia. Lei si dà una qualche spiegazione di quello che le sta succedendo? Non lo so, cioè, cosa vuole che le dica? Io, vede, questo melone lo stesso che sta lì ha preso questa malattia. C'era un altro mio cugino. Sì, Meloni, quello che c'ha l'ovile lì vicino. Suo figlio quanti anni deve compiere? 40 anni deve compiere. A febbraio, al 20 febbraio. Dove si trova adesso? A Roma. Perché? Per questa malattia leucemia, no? Insomma, ho detto che era guarito, invece si vede o c'è ricaduta, non so, insomma. Sapete di casi, altri casi di tumori qua a Quirra? Sì, sì, è parecchi. E qui una famiglia qui a fianco, le sono morti due figli, uno 43 anni che è morto tre mesi dopo mia mamma, e quindi praticamente 7 mesi fa, un 7-8 mesi fa, perché mia mamma è morta un anno e questa ragazza è morta 3 mesi dopo. E adesso neanche 2-3 mesi fa è morto l'altro figlio, che aveva 38 anni, la stessa cosa di un tumore. Poi c'è l'altro mio cugino, lo stesso, che ha avuto la leucemia, sempre lavorava assieme a me. Poi dopo abbiamo sentito tutto questo, che qui a Quirra si stavano verificando tutti questi casi, e un po' abbiamo pensato appunto che fosse da questa base, appunto, che lanciavano i missili. Infatti non meno di un anno fa hanno lanciato un missile qua, che non si poteva stare dalla puzza. Era una puzza proprio irresistibile, no? Un fumo. Ogni tanto si sente questa puzza quando lanciano. All'interno del poligono i militari si addestrano all'uso delle munizioni e le industrie belliche sperimentano le loro armi grazie all'uso di sofisticati sistemi di radiocontrollo. I missili da sperimentare sono posti su rampe di lancio orientate verso il mare, come questa, che si trova nella zona di Villa Puzza. Cosa succede qua per il turismo luglio-agosto? Non ci passa nessuno qui. Cioè, questa non è zona turistica? No, no. Cioè, poi gli affezionati, è chiaro, cioè, la spiaggia di Mortese è un patrimonio di tutti, però adesso la paura inizia a diventare di tutti, veramente. Non è uno scherzo, insomma. La spiaggia di Murtas era territorio invalicabile per tutto l'anno. Recentemente si è deciso di concedere ai bagnanti l'accesso nei mesi di luglio e agosto, quando i lanci vengono sospesi. Comunque, vige l'obbligo di non varcare il confine del poligono nei giorni in cui sono previste le esercitazioni, indicate dal calendario esposto nelle bacheche dei comuni. In quei giorni anche nel mare è vietato il transito e ovviamente è vietato pescare. Allora, da qua probabilmente sono partiti quelli, quattro dei quali si sono arenati più o meno nelle terre, nelle campagne, nelle vigne. E il resto va a finire in un territorio di uno specchio di mare ampio, due volte la Sardegna, in base alle cartine che siamo andati a controllare. Le risulta che qualcuno, magari per un piccolo errorino, si è capitato in te sulla terra? Vabbè, e lei mette il dito sulla piaga. Sì, l'anno scorso un missile è tornato indietro, sì, è andato a cadere fuori, diciamo, dalla zona, sgomberata, zona protetta, ecco. Incidenti, meno male che non l'ha beccato in testa nessuno, vero? Beh, anni fa è successo che un missile comunque sia tornato indietro ed è caduto nelle adiacenze di Villa Puzzo, questo... Ovviamente quando fanno i lanci i pastori, i contadini vengono avvisati e vengono indennizzati. Qui adesso sono già un paio d'anni che non ci mandano via da casa. Io mi ricordo, prima ci mandavano via, quando facevano queste esercitazioni ci prendevano e ci portavano, dipendeva dalla potenza del missile, ci portavano 2, 3, 5 chilometri più avanti e ci tenevano lì 3, 4, 5 ore. Perché qualcuno venga nelle telecamere a dire: scusate, abbiamo sbagliato. Per noi basta così, ci basta davvero. La gente comunque in giro non mi sembra che poi alla fine denunci tutto. No, no, perché tanto ci fanno stare zitti subito. Ci fanno stare zitti, tanto è inutile che noi parliamo. Cioè, dicono che lo stiamo facendo per soldi. Come per soldi? Per soldi, dice che noi stiamo dando le nostre, che rilasciamo le nostre interviste perché siamo ben pagate. Da chi? Non lo so, da chi. io non mi pago, sia chiaro.